Ha dominato il campionato il Caldiero del presidente Filippo Berti e domenica consacrazione. Vittoria 3-1 sulle Iace Calcio, tripletta di Cristian Cannavò e Caldiero in promozione. Un gran risultato per una squadra giovane, per una dirigenza giovanissima. Pensiamo solo al presidente Berti, ma anche all'allenatore Michele Cherubin, del resto figlio d'arte. Ma comunque tutti ragazzi molto giovani, per non parlare del tuo Sportivo Bottura, tutti ragazzi molto giovani che hanno tanti anni davanti per dimostrare il loro valore e portare in alto il calcio Caldiero. Terme, Aiace pericoloso 12esimo, la risposta del Caldiero con Tosi, minuto 23. Poi Djukaric, colpo di testa, ha piazzato questo giovane ragazzo ma promettentissimo. Poi Verga ancora per Tosi, area di rigore, il colpo di testa, palo, palla che torna tra le braccia di Castiglioni, che poi respira in maniera molto profonda per dire l'ho scampata, molto bella. Ripresa, rigore per questo atterramento di Varalta in area della Iace, dal dischetto Cristian Cannavò, ed è gol del vantaggio 1-0, anche se avete visto particolarmente fortunoso, e Castiglioni che si arrabbia non poco, ne ha peraltro particolarmente ragione. De Liperi poi due volte, 11esimo e 16esimo, il sinistro su è sempre un sinistro che si fa notare. Ecco l'altra tentativa, l'altra punizione di De Liperi, su questa ci vogliono i pugni di Chiamenti. Ancora il Caldiero, minuto 21 con Cannavò, situazione di contropiede classica, poi addirittura a spiazzare il portiere per il gol del 2-0. Aiace che ci prova 10 minuti più tardi, cercare di rientrare almeno in partita in uno stadio, in un impianto tutto preparato per la grande festa. Qui c'è l'atterramento di Bonifacio, minuto 34 della ripresa. Bonifacio va a realizzare il gol che vale il 2-1, ma 6 più tardi c'è il gol che chiude match Cannavò. Cristian Cannavò, ancora lui, area di rigore, il giocatore numero 4 della Iace, la combina grossa, Miraglia, colpo di tacco, non è il suo pane, e allora palla che ritorna in area di rigore per il terzo gol di Cannavò. Adesso la festa veramente grande del calcio Caldiero Terme, che si merita questo e tantissimo altro. Eccola qua, la festa che comincia, la festa che vi lasciamo come immagini e soprattutto come interviste finali ai grandi protagonisti di questa, alcuni dei grandi protagonisti di questa avventura: il presidente Filippo Berti, l'allenatore Michele Cherubin e poi Simone Girardi e l'espertissimo, bravo, sempre bravo, Manuel Pauciullo. Festa, immagini e poi interviste. Come hai detto te Giorgio, un'annata strepitosa grazie a un grande gruppo, a un grande allenatore che ha saputo amalgamare questi ragazzi. Naturalmente all'inizio sapevamo di avere delle potenzialità, si puntava a migliorare il risultato dell'anno scorso, è venuto fuori, ripeto, un grande campionato che ci ha portato alla vittoria, all'approdo in promozione. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i dirigenti, allenatori e soprattutto i tifosi di oggi che hanno accolto il nostro invito di partecipare a questa, l'invito di partecipare praticamente a questa nostra festa, che fortunatamente con il risultato finale è arrivata alla promozione. Grazie a tutti e un arrivederci al prossimo campionato. Oddio, sai, i segreti non ci sono, ho la fortuna di allenare un gruppo con doti tecniche, fisiche, ma soprattutto umani importanti, e sono codevato da una società che è importante e con un direttore sportivo che è stato bravo a allestire una squadra che sta rispecchiando con doti tecniche e fisiche il suo valore, e ho uno staff importante da Marco Scassetto, allenatore dei portieri, al preparatore atletico, al Vese e Speri che mi danno una mano a allenare, e a tutti i dirigenti. Quindi ho la fortuna di allenare con uno staff strepitoso e una società strepitosa. Direi campionato vinto meritatamente. E va bene così, adesso festeggiamo e pronti per partire l'anno prossimo. Una soddisfazione incredibile, una bellissima festa. C'è festa fino a sera adesso, ragazzi. Era
il programma di questi 3 anni nostri, finalmente ce l'abbiamo fatta.